Ciao ragazze, ciao ragazze, buonasera. Allora, nuovo video prodotti finiti del mese di luglio con sta faccia qua. Vi prendete sta faccia qua perché mi sono dimenticata che dovevo registrare e mi sono già struccata. Quindi sono praticamente la versione di me casalinga, capello legato, frangia cazzo di cane senza trucco, meravigliosa. Ma sti cavoli, ma sti cavoli, va tanto di moda far vedere le foto su Instagram senza filtri, naturali, con la cellulite, la ciccia, le cose, perfetto, vi beccate sta faccia qua. Partiamo subito con tinta per capelli. Ho fatto qualche giorno fa questa tinta per capelli, diciamo che non l'ho fatta tutta. Aspettate, cerco di darvi un senso ai capelli, molto bene. Vedete che le punte sono un pochettino più chiare perché non sono arrivata fino in fondo. Ho fatto la ricrescita e ho tirato giù un pochino di colore perché volevo comunque mantenere le punte un pochino più chiare perché ho fatto la tinta da sola, cosa che cerco di non fare mai. L'ho dovuta fare da sola perché sempre per il discorso della macchina, che chi se lo fosse perso mi hanno distrutto la macchina parcheggiata, cioè una macchina mi è entrata dentro la mia che era parcheggiata e quindi me l'ha massacrata e ora dal carrozziere. Per questo motivo non sono riuscita ad andare dalla parrucchiera perché ero appiedata, non mi avevano ancora dato la macchina sostitutiva che mi hanno dato oggi pomeriggio, quindi era un casino e avevo una ricrescita fotonica, quindi ho detto: senti, bisogna che corro ai ripari e mi faccio la tinta. Quindi ho preso questa di Excellence Cream L'Oréal Paris. Colorazione triplo trattamento, devo dire che mi ha lasciato i capelli morbidissimi, quindi ottima. Colore 5.3 castano chiaro dorato, devo dire è venuto un pelino più scuro di quello che speravo. Ma sti cazzi, c'è il sole, è estate, si schiariranno. E se non si schiariranno ci penseremo, ok? Ora come ora mi serviva a coprire i bianchi. Quindi, Madonna, sono Casper, giuro non sono così chiara nella realtà, è che in camera qua di Barbara D'Urso coi fari sembro un cadavere, invece sono anche abbronzata, pensate un po'. Comunque, crema colorante protettiva con shampoo a pH dolce, maschera nutriente leggera, insomma, un ottimo prodotto, devo dire, mi è piaciuta molto. Quindi, se vi dovete fare la tinta a casa perché siete incasinate e non riuscite ad andare dal parrucchiere, provatela perché è valida. Pagata 8,90 euro. Poi, altro prodotto per capelli che ho terminato è il fluido lisciante per capelli ribelli di Yves Rocher, termoprotettivo fino a 230 gradi. Io, raga, lo adoro. Devo dire, mi piace tantissimo. Lo do tutte le sere sui capelli prima di andare a dormire, perché io quando dormo ho i capelli che si arricciano. Quindi, siccome mi sbatto a farmi la piega, voglio che mi duri. Per cui io faccio due pump. Li do praticamente su tutte le lunghezze, da qua in giù, e la mattina dopo mi sveglio con una piega ancora degna di essere chiamata piega, quindi top. Poi ho terminato quest'acqua per il corpo al cocco e starfruit, non mi ricordo, raga, cosa sia. C'ho un attimo di dubbio su cos'è l'altro frutto. Scusate, se sentite vibrare sono le mie colleghe che scassano i maroni coi messaggi. Comunque, terminato quest'acqua per il corpo di Avon, devo dire molto molto buona. Non so se c'è ancora tra le profumazioni a catalogo, ma eventualmente la riprenderò perché è valida. Ho terminato l'ennesimo antica erboristeria dentifricio menta fresco polare. Buono, senza infamia, senza lode, come si suol dire, un buon dentifricio. Poi ho terminato un bagno doccia. Questo qua è di Yves Rocher. Ah, i frutti rossi e melograno, giusto? Sì, melograno e frutti rossi. Buonissimo, raga. L'ha usato anche il mio fidanzato e ha una profumazione fotonica. Lava bene, mi piacciono un sacco, lo sapete, li ricompro spesso. Sempre di Yves Rocher ho terminato anche questo qua, che è la versione concentrata del bagno doccia al framboise. Framboise cos'è? Sono sempre robe tipo frutti rossi. Io adesso c'ho un vuoto, ma so che arriverà qualcuno in mio soccorso nei commenti e mi tradurrà. Comunque, questo qui praticamente fa gli stessi lavaggi di questo ed è fotonico, quindi assolutamente top. Ne comprerò altri anche da portarmi in Puglia a settembre, che andiamo in vacanza. Poi ho terminato un bifasico sempre di Brochet per occhi sensibili che portano anche le lenti a contatto, volendo, al Fiordaliso Bio. Adoro.
Non c'è niente da fare, io provo a cambiare struccante, adesso ne avevo uno in uso che mi fa cagare, che poi vi dirò, è sempre di Vrochè purtroppo, ma non mi piace, è un olio struccante, non mi ricordo ora bene come si chiama, ma ve lo farò vedere più avanti, se riuscirò a finirlo, se no poi lo caccio. E come toglie questo il trucco non ce n'è, raga, mi spiace, batte tutto. Poi ho terminato un leva smalto all'olio di argan di Innova, qualità professionale. Non sento più l'odore, quindi non mi ricordo se mi piaceva o non mi piaceva la profumazione. Forse sì. Forse sì, perché quello che ho adesso è di Avone non mi piace, quindi questo forse mi piaceva. Poi ho terminato l'ennesima confezione di Maxi dischetti frilli, me l'ha ricostruito il dente, quindi non ho più la scusa che parlo male per colpa del dente. Comunque Maxi dischetti frilli li ricompro a oltranza, quindi mi piacciono. Come lui che ricompro a oltranza, Tesori d'Oriente alla vaniglia e zenzero del Madagascar. L'ho terminato, non ho più scorte, tragedia, devo assolutamente recuperare e comprarli. Ho terminato un mascara, e miracolo, ho terminato un mascara, questo è l'Intense Metamorphose, non lo so come si dice in francese, comunque questo di Yves Rocher, mi è piaciuto tantissimo raga, è il primo mascara di Yves Rocher che mi piace tantissimo a livello del Pupa Vamp, quindi top, molto bene. E poi ultimo prodottino terminato è un profumo, è anche lui di Vrochè ed è il Monoi di Tahiti, quello che io amo fortissimo, che ricompro tutte le estati, infatti ricomprerò di nuovo perché l'ho finito e lo voglio assolutamente. È il mio profumo preferito per l'estate perché sa proprio di vacanza, di cocco e Monoi, c'ha quell'odore lì che dici proprio è estate, lui. Bene, a questo punto direi che io sembro obesa, ma giuro ho perso 7 kg, raga, cioè guardate che roba. Quindi è tutta... è sta maglietta che non mi rende giustizia, giuro, ho perso 7 kg, sto da paura. Detto ciò, vi mando un bacione gigantesco, vi ricordo come sempre di condividere e spolliciare per far crescere il canale, cliccare la campanella per non perdere le notifiche ad ogni video, scusate la faccia struccata della giornata, ma con la frangia così a cazzo di Ken, ma sono le 9 di sera, ce ne avevo per le balle di ritruccarmi, quindi un bacione gigantesco e ci vediamo al prossimo video. Ciao!